difficile invernale può essere molto affascinante, ma presenta un livello di difficoltà molto elevato. Essendo la carpa un animale a sangue freddo, il suo metabolismo, influenzato dalla temperatura dell'acqua, sarà molto ridotto. Si alimenterà meno per una finestra di tempo inferiore. Se la scelta del posto normalmente gioca un ruolo molto importante, in questa stagione è assolutamente fondamentale, in quanto i loro spostamenti saranno minori. Le abbondanti pasturazioni dell'autunno lasciano loro spazio ad approcci più mirati, con piccole concentrazioni di esche attorno all'innesco. Ecco che a retine di PVA il vecchio ma sempre efficace stringer sono forme di pasturazioni molto efficaci. Le esche per questo periodo devono essere più attrattive che nutritive. Personalmente mi affido a un evergreen come tutti i frutti che mi ha permesso di catturare in ogni tipologia di acque, che da decenni permette a tantissimi pescatori di avere risultati molto importanti. Sulla scelta del posto, zone con ostacoli, piccoli immissari che si mettono nel lago garantiscono un apporto di ossigeno e una temperatura più stabile. Un altro piccolo trucco che posso darvi è quello di non togliere mai gli occhi dal lago, perché salti, rollate, bollate, intorbidimento dell'acqua nel sottoriva e soprattutto osservate gli uccelli acquatici. Spesso tendono ad aggrupparsi nella zona in cui la temperatura è più stabile o magari più alta rispetto al resto del bacino.